grazie e mi auguro di poter accoglierti ancora una volta nella nostra chiesa parrocchiale. Ci avete fatto un bel dono e grazie a voi che siete venuti così numerosi. Ricordatevi l'inizio della festa in onore a San Giuseppe, vi aspettiamo, ci sono tanti momenti insieme di convivialità e di preghiera. In fondo sul tavolino trovate anche i programmi della festa. Grazie e buonanotte a tutti. Iniziati sabato scorso, 10 marzo, presso la Chiesa Natività di Maria Vergine, i tradizionali festeggiamenti di San Giuseppe che si protrarranno fino al 19 marzo. Ieri, domenica 11, durante la Santa Messa di San Giuseppe, protettore delle famiglie, dei papà e degli artigiani, sono stati celebrati gli anniversari di matrimonio. Alla fine delle celebrazioni si è tenuta la grande tavolata di San Giuseppe preparata per tutte le coppie in festa. Priori di quest'anno Giuseppe la Barbera e la consorte Lia Favarò. In tutte le feste religiose i priori garantiscono la buona riuscita della manifestazione, presentano al santo le intenzioni della comunità portando all'altare i prodotti del lavoro dell'uomo, nella festa di San Giuseppe in Venaria Reale, ossia il pane che viene appositamente sfornato e, dopo la benedizione, distribuito ai fedeli. La Compagnia delle Anime del Purgatorio più bisognose, sotto il titolo di Gesù, Maria e Giuseppe, conosciuta più comunemente come Compagnia di San Giuseppe, è una delle più antiche confraternite presenti nella parrocchia venariese, canonicamente retta nel 1745. Da un punto di vista materiale, la confraternita curò il mantenimento, il decoro e l'abbellimento dell'omonimo altare di San Giuseppe, già esistente nell'antica parrocchiale. Dopo il crollo della chiesa, avvenuto il 12 febbraio 1753, e successiva ricostruzione dell'attuale edificio sacro, su progetto dell'architetto di corte, il conte Benedetto Alfieri, nel 1756 fu assegnata alla compagnia la prima cappella del transetto a destra dell'altare maggiore. I festeggiamenti proseguiranno con il triduo di San Giuseppe nei giorni di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 marzo, in chiesa alle 18. Venerdì alle 20.45 si terrà il concerto lirico e gospel a cura dell'Associazione La Crisalide di ieri e di oggi. Sabato mattina verranno accolti gli ospiti che nel pomeriggio visiteranno la Mandria e la Reggia di Venaria Reale e domenica 11 marzo si terrà la processione di San Giuseppe, la piazza Annunziata, accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Venaria, dai priori, dai fedeli, dalle associazioni e dalle autorità locali. Al termine verrà benedetto e distribuito il pane ai fedeli. Dopo la messa solenne, delle 11.30, si terrà il pranzo di San Giuseppe nel Salone Polivalente di Santa Maria. Lunedì 19 marzo i festeggiamenti si concluderanno con la Santa Messa alle 18.